la biblioteca per averci dato il locale, questo ambiente bellissimo. Freddo, scusate, ma dura un quarto d'ora il concerto? Svedese la fine. E volevamo anche dire che, volevo dire io due parole su mia nipote, che adesso abbiamo un pianoforte a coda, abbiamo questa sala bellissima, ma ieri lei ha suonato con una pianola di mezzo metro in un posto molto speciale per dei ospiti molto speciali. Adesso non mi devo commuovere, però lei ha suonato all'ospizio dove sta suo nonno. È stata un'esperienza bellissima e ha dimostrato a tutti che un concerto si può fare anche con pochi mezzi e con tanto cuore e con tanta generosità. Ha cambiato la giornata praticamente a questi ospiti che battevano le mani, dovete vedere, era una cosa, e anche gli operatori si sono un po' commossi. È stato bellissimo e lei è stata, ha preso un impegno molto seriamente, perché lei si è allenata una settimana per quel concerto lì e per questo qui. E quindi ha dimostrato prova di grande generosità, come anche voi oggi vi siete ritagliati questo.